L'Epistola ai Pisoni di Orazio, detta anche Ars Poetica, è un vero e proprio trattato di estetica in cui Orazio espone in questo lungo componimento, più di 400 esametri, i principi dell'arte, mettendo appunto un insieme di fonti a cui lui si ispira, innanzitutto la poetica di Aristotele, ma anche l'etica a Nicomaco per quanto riguarda i contenuti. Poi due trattati, un trattato che non ci è pervenuto, è andato deperdito, è di Neottolemo di Pario, e un altro trattato intorno alla poesia di Filodemo di Gadara, che entra in polemica con questo precedente trattato di Neottolemo di Pario e che ci tramanda appunto i contenuti. La querela tra i due artisti, tra i due scrittori, consisteva nel riflettere sulla utilità dell'arte. Neottolemo di Pario sosteneva che l'arte deve avere un'utilità sociale, deve essere costruttiva. Filodemo di Gadara, al contrario, sosteneva che l'arte deve avere come unica guida se stessa, il principio moderno dell'arte per l'arte. Altra fonte di Orazio può essere considerato anche Cicerone, che si riferisce all'oratoria, ma sancisce alcuni principi fondamentali, come per esempio quello del tenere rem. Tenerem verba sequentur, è anche quello che afferma Orazio. Attieniti all'argomento e le parole verranno da sole. Ho distinto l'esposizione dell'Ars Poetica in due parti, la forma e i contenuti. Il primo principio che sancisce la forma che deve utilizzare il poeta è scegliere un argomento che sia adeguato alle proprie forze. Se l'argomento non è proporzionato alle forze del poeta, il poeta non riuscirà a trovare le parole giuste per trattare la materia, non avrà la forza sufficiente. Un esempio, se sono la mia indole è quella di scrivere commedie, non devo assolutamente dedicarmi alla tragedia o non avrò sufficiente forza per trattare l'argomento. È chiaro che questo si rifà alla separazione degli stili, che sono ben netti: tragedia, epica, commedia, elegia, satira. Ognuno di questi generi ha non solo argomenti diversi, ha stili diversi, metri diversi. E quindi richiede forze diverse, richiede atmosfere diverse. Un bravo poeta deve riuscire a identificare quale è lo stile in cui riesce ad esprimersi. Deni quaesit quod vis, simplex dum taxat et unus. L'argomento può essere quello che vuoi, ma deve essere semplice e unitario. Simplex, scarno, deve essere unitario perché deve essere credibile quello che non devi mescolare troppi elementi che si combattono e si compenetrano e cozzano l'uno con l'altro. Un argomento simplex, lineare, pulito. Ecco, sempre si ritorna a questo concetto dell'arte classica come linearità, come verosimiglianza, cioè deve essere credibile quello che io scrivo. Devo tenermi lontano dalle immaginazioni infondate, quelle che chiama vane species, lo vedremo dopo nei contenuti. E unus, unitario, non devo saltare di palo in frasca, devo tenere il lettore per mano e portarlo dove dico io in maniera pulita, semplice. A questo si rifà anche la teoria del lucidus ordo, un ordine che richiede necessità, opportunità, eliminazione di tutto ciò che è inutile, superfluo. Arriviamo all'espressione della callida iunctura, dixeris egregie, notum si callida verbum reddiderit, iunctura novum. Dirai bene se una callida iunctura, cioè un'associazione arguta, renderà una parola antica, nota, conosciuta, nuova. È l'associazione di una parola
ad un'altra, ma anche la posizione della parola diversa in iperbato, come appunto è qui, a rendere una parola conosciuta, scontata, prosaica, a renderla nuova, non scontata, poetica. Per fare questo è necessario un lungo lavoro di limatura. Dopo il buttato giù, dopo la stesura dell'opera, bisogna lavorarla, graffiarla, scarnificarla, fino a ridurre l'espressione all'osso, all'essenziale. Tutto ruota intorno ai concetti di derivazione greca, di mesotes, metriotes, il decorum latino, armonia, coerenza, in latino cum venienza, il girare intorno ad un unico nucleo, il ruotare armonico, sinfonico dell'espressione in maniera unitaria, lucidus ordo. Simplex, humus, armonia, rotazione, equilibrio, misura. Passiamo ai contenuti. Il primo principio dei contenuti che deve guidare il poeta è questo: scribendi recte, sapere est principium. Il principio dello scrivere bene, principio scribendi recte, est sapere, è il sapere. Cioè il pensare bene, il sapio, sapienza, sapore, sapidità. Quale cosa guida il principio del sapere? La filosofia, cioè quel pacchetto degli antichi, quel pacchetto di valori che guidava anche i greci. Patria, gli amici, i genitori, l'ospitalità, la lealtà. E quindi si risale nuovamente all'ispirazione ai greci. Il sapere dei greci era la filosofia che i romani trascuravano e i greci invece osservavano. La poesia senza filosofia è un cembalo che tintilla, un suono vuoto, un suono inutile, un suono fine a se stesso. È chiaro che l'epicureismo di Orazio a questo punto si colora di stoicismo. Un bravo poeta deve essere un poeta che associa il delectare al movere. E quindi questo significa anche che deve essere un bravo uomo, deve sapere qual è il buon vivere. E quindi il mimesis biu è come il vir bonus dicendi peritus di Cicerone, no? L'uomo buono anche esperto nell'arte del dire. In Orazio diventa l'uomo che è capace di distinguere ciò che è la virtus da ciò che non lo è. Quindi è un uomo che adempie alle sue funzioni religiose, civili, morali, e sono le funzioni che da sempre appartengono alla vera poesia. Da sempre. Cos'è questo sempre? Ovviamente Grecia capta che ferum victorem. Cepit, cioè il principio di imitazione dei modelli greci. Non tanto imitazione, emulazione, cioè si gareggia con il modello. Emulare significa prendere un modello, su questo modello innestarsi e dicere proprie, cioè dire a proprio modo, esporre propriamente, in maniera propria. Quello che diceva il modello, e in questo modo l'opera emulante può anche diventare migliore del modello, perché l'autore vi abbia apportato una certa maggiore virtù formale. Queste sono cose che i romani avevano già sperimentato con le pretexte, con le togate, con le contaminazioni effettuate sui modelli greci, quindi l'emulazione dei modelli. Per Orazio i greci sono superiori perché nelle loro scuole ebbero un'educazione, la paideia, che si basava sulla poesia e sulla filosofia. Invece i romani, nella loro formazione, si concentrano su aspetti pratici, materiali e quindi sono avidi non di cose oneste, ma di guadagni. La polemica è, insomma, abbastanza aspra. Vi ho riportato un pezzettino divertente. Ai nostri ragazzi si insegnano lunghi calcoli per dividere in centesimi un soldino.
Saprai conservare bene il tuo patrimonio e quando questo attaccamento al denaro avrà intaccato anche l'animo, pensi che possa nascere poesia da conservare? L'obiettivo di Orazio sembra essere la poesia da conservare, da mantenere, dove la poesia è intesa anche come valori da mantenere, da tramandare. Nelle odi dirà: io con la mia poesia ho innalzato un monumento più duraturo del bronzo. La poesia è ciò che caratterizza una civiltà, è ciò che tramanda, conserva e quindi tramanda ai posteri l'essenza del civis romanus, l'essenza di una civiltà. E questo di fronte all'economia che pensa al soldino passa in secondo piano, viene superato e quindi insomma la polemica è abbastanza forte. Altro precetto importante per fare poesia è questo: non satis est pulcra esse poemata, dulcia sunt. Non è sufficiente che le poesie siano belle, siano dolci. E dulcis significa capace di penetrare nell'anima del lettore, di muovere l'animo del lettore, lo devono commuovere, non devono lavorare a livello di emotività, di emozione, lo devono commuovere, quindi basarsi sul concetto di pietas. Una buona poesia è quella che a libro chiuso, a poesia finita, continua a lavorare nell'anima di chi l'ha letta, nell'anima del lettore, è quella in cui il lettore si riconosce dentro la fabula, no? Il lector si ritrova nella fabula perché il suo animo è stato mosso. Ecco il dulcis, il principio del dulcis. Ingenium ed ars devono andare di pari passo, sia l'ingegno, cioè l'invenzione, l'inventio, che la tecnica devono andare insieme, altrimenti non si realizza la perfezione. E quindi il principio basilare della poesia di Orazio diventa il miscere, utile, dulci, delectando et pariter monendo. Bisogna mescolare l'utile al dolce, dando piacere, ma nello stesso tempo dicendo qualcosa di buono. Prodesse, prosum, giovare a chi legge, oltre che delectare. Questo riprenderà Tasso, no? Con la metafora della medicina propinata al bambino perché guarisca, mettendo il miele sugli orli del vaso che contiene la medicina. La polemica di Orazio contro il furore contro Platone, che considerava tutti i poeti un guaio per la società, perché pervasi da questo furor. Per Orazio non deve esserci il furor, polemizza, ironizza contro il poeta Demens, che si crede un genio e invece è l'antitesi del perfetto poeta. C'è anche una polemica contro i romani, i patrizi, che pensavano di scrivere poesie perché erano bravi cittadini, uomini politici, uomini ricchi, semplicemente mettendo insieme delle immagini, delle invenzioni improbabili. Sì, chiunque pensa di mettere insieme due parole e di fare poesia, ma invece per fare poesia ci vuole un lungo lavoro di studio e quello che è anche un lungo lavoro di approfondimento filosofico, quello che porta all'aurea mediocritas. E chiudo con questa espressione: la via di mezzo, la stricata d'oro, che non è dell'ars poetica, è delle odi. Nel Carme 2:10 si parla di questa via di mezzo, la stricata d'oro, che ti tiene lontano sia dallo squallore di una casa povera, sia dal lusso di una casa troppo ricca. Quindi Orazio propone una equilibrata moralità, una moderazione. Nella conclusione della propria vita è praticamente il manifesto della sua produzione artistica, ma è un messaggio. Un messaggio di vita per tutta l'umanità e per tutta la posterità.